Sindaco, un cambio di passo per la sua giunta o è semplicemente un accordo politico? No, nessun accordo politico. Era in programma, già da mesi l'avevo annunciato, quindi è un rilancio per la città, io dico. Ma soprattutto riguarda la riorganizzazione delle deleghe, perché alcuni settori li abbiamo rivisti, li abbiamo assegnate in maniera diversa. Ecco. Sono convinto che adesso la mia squadra è pronta ad affrontare la sfida importante che si chiama PNRR, si chiama CIS, si chiama rigenerazione urbana, agenda urbana, bonifiche. Il difficile è realizzare le opere pubbliche ed è in quest'ottica che riorganizzeremo il settore dei lavori pubblici, lo divideremo in due. Stiamo aspettando, tra un paio di settimane arriverà la nuova dirigente del settore, per cui dobbiamo iniziare adesso a fare cose, non che non siano state fatte fino adesso, ma dobbiamo potenziare la squadra per affrontare nuove sfide che ci stanno aspettando. E da 1 a 10 quanto dai due assessori che ha cambiato? A quelli che sono andati via, ma no, guardi, io non do voti, sono amici. Stamattina, non so se l'avete notato, c'era anche l'ingegnere Carvelli lì tra il pubblico. E sono convinto che continueranno ad essermi vicini tutti e tre gli assessori che non ricopreranno più questo ruolo. Cioè, guardi, io dico una cosa, non necessariamente non si deve fare l'assessore per dare il contributo, diciamo, alla squadra, all'amministrazione. Per la salute non ha nominato nessun assessore, sarà lei l'assessore alla salute? Sarò io l'assessore alla salute, guardi, questo me lo impone la legge, il sindaco è il responsabile della salute dei propri cittadini. Un cambio, o ripeto, nessuna sostituzione, ma semplicemente un potenziamento di un settore che si deve preparare a questa sfida importante dei finanziamenti che sono arrivati e che continueranno ad arrivare.